Laura Vicuña nacque a Santiago del Cile il 5 aprile 1891, primogenita di José Domingo e Mercedes del Pino. In quello stesso periodo, il suo paese si trovava in una guerra civile e di successione, che costrinse la famiglia di Laura a trasferirsi nel sud del Cile. Dopo la nascita della seconda figlia, Julia Amanda, il papà morì. Così la mamma decise di lasciare il paese fino a quando la situazione politica non si fosse ristabilita e si trasferì con le due bambine in Argentina, a Junín de los Andes. Vi erano arrivate da poco anche le figlie di Maria Ausiliatrice, che avevano aperto una piccola scuola. La mamma iniziò a cercare un lavoro per mantenere gli studi alle sue figlie e per dar loro da mangiare. Trovò un impiego nella tenuta agricola di Manuel Mora, che la costrinse a diventare la sua compagna, senza volerla sposare. In cambio, egli avrebbe pagato gli studi alle figlie nel collegio Maria Auxiliadora. Laura si trovò subito bene nel nuovo ambiente, ma non era consapevole di ciò che stava accadendo alla mamma. Il collegio, anche se era umilissimo come costruzione, era caldo e familiare per la sua atmosfera traboccante di affetto, ricco e semplice nel contempo. La direttrice vide subito in Laura una maturità particolare, anche se in lei non c'era nulla che la differenziasse dalle compagne, quanto all'allegria, al gioco e anche alla capacità di sbagliare. Laura era particolarmente pronta a donarsi, anche pagando di persona, e aveva l'occhio attento ai bisogni altrui. Lo spirito salesiano affascinò subito Laura. Il suo cuore fu presto conquistato dal modo di vivere delle suore, dalla loro allegria, dal loro modo di stare in cortile con le ragazze e da ciò che imparava durante la catechesi. Il 2 giugno 1901 ricevette la prima comunione, ma quel giorno soffrì molto perché la mamma non era accanto a lei a ricevere l'Eucaristia. Fu proprio questa esperienza dolorosa a provocare una svolta decisiva nella sua vita, al punto che le suore dissero che da quel giorno si notò in lei un vero e solido progresso. Infatti fu in quell'occasione che Laura scrisse tre propositi. Poi vennero le vacanze natalizie del 1902 e Laura e Julia andarono alla tenuta dalla mamma. Manuel Mora tentò di usare violenza su di Laura. Quando Laura si rifiutò, lui si sentì umiliato e non lo poté sopportare. Prese allora la madre, la picchiò violentemente e sbatté fuori di casa Laura, dicendo che non avrebbe più pagato gli studi alle figlie. Ma Laura rimase ferma nei suoi propositi. Capiva che cedere non sarebbe stato amare la mamma. Tornò al collegio, dove le suore accolsero gratuitamente lei e la sorellina. Da quel momento crebbe in modo gigantesco la sua determinazione di appartenere solo alla volontà di Dio. Abbracciò i voti di castità, povertà e obbedienza in privato, davanti alla sua guida, il salesiano padre Augusto Crestanello. A lui confidò anche il suo desiderio di offrire a Dio la sua vita per la salvezza della mamma. Padre Crestanello, dopo lunga esitazione, acconsentì. Poco dopo, Laura si ammalò, aggravandosi sempre di più.
Così la mamma affittò per Laura e per sé una piccola casa provvisoria. Manuel Mora, però, non voleva che si allontanassero da lui. Una sera, vedendo che la mamma stava per cedere, Laura si alzò per tornare dalle suore. Dopo aver varcato la soglia, lui la rincorse e la percosse a sangue. Poi sparì sul suo cavallo. La morte per Laura era vicino. E l'ultima notte, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, disse alla mamma: Laura baciò il crocifisso e bisbigliò. Era la sera del 22 gennaio 1904. Mancavano poco più di 2 mesi al suo 13° compleanno. Il 3 settembre 1988, al Colle Don Bosco, Papa Giovanni Paolo II la proclamò beata.